Ci parla Claudio Lesca, che sta uscendo adesso, che è lui, Claudio Lesca. Ciao a tutti. Buongiorno. Lui è un esperto di gestione ambientale degli impianti, posso sostanzialmente più questo, più o meno. E quindi il problema è come si cerca di equilibrare, di bilanciare, di trovare un equilibrio tra fonti energetiche e le necessità e il cambiamento climatico. Il problema Provo a raccontare è qualcosa. Serio. E non è facile rispondere a questa cosa. Vabbè, a differenza di tutti coloro che mi hanno preceduto, forse sono il primo che arriva dall'industria. Arrivare dall'industria è uguale a tener conto di soldi, di tempi, di affidabilità e di realizzazione di progetti nei modi dovuti. E quindi non è solo ambiente, non è solo sostenibilità, ma spesso e volentieri bisogna trovare il punto di equilibrio tra tutte le componenti che in qualche modo bisogna dover affrontare nella vita quotidiana. Ora, fin qui tutti quelli che mi hanno preceduto ci hanno convinti, no, il cambiamento climatico è un dato di fatto. Dobbiamo cercare di trovare un modo, forse, per conviverci, per riuscire a contrastarlo, per evitare quelle derive viste nei grafici precedenti. Di sicuro la causa principale è legata comunque a fenomeni di emissioni di gas a effetto serra, fenomeni di gas a effetto serra che sono sovente originati da attività industriali, combustione, dalla produzione di energia e comunque in generale attività umane. Di certo l'energia oggi, con tutto il suo ciclo di vita, chiaramente è la causa maggiore di tutti questi disfunzioni. Problema ancora peggiore, spesso e volentieri non c'è consapevolezza. La prima parola l'ha tirata fuori Angelo, consapevolezza. Tanti che mi hanno preceduto, consapevolezza. Forse qualcosa sta cambiando, forse qualcosa sta migliorando. Spero che i ragazzi della platea possano essere, come dire, in futuro ancora più consapevoli di quello che siamo stati noi finora, perché insomma qualcosa va fatto. Qualcosa va fatto, ma non c'è la bacchetta magica per farlo, no? Disegnini noi abbiamo alla vostra sinistra, sì, dei bei pozzi di petrolio, delle miniere, delle molecole di metano, volevano essere quelle in basso, che in qualche modo sospingono le macchine, fanno in modo che possiamo trasportare corrente, generare e trasportare corrente, fanno andare avanti aerei, industrie, ci scaldano a casa. Il cambio di questa filiera, come dire, produttiva con fotovoltaico, eolico, nucleare, quel che diavolo vogliamo, comunque nuove fonti di energia, non è così matematico che passi dal brutto al bello, però qualcosa va fatto, ecco. Non è automatico e ci sono moltissime difficoltà. Perché? Perché comunque oggi è innegabile che ci siano dei fabbisogni di energia elevatissimi, ma soprattutto quello che è inquietante è che l'ultimo numerino, ho preso l'India così come esempio di area non, diciamo, non troppo sviluppata, è un numero che è destinato a crescere. Ma la crescita di quel numero non è automaticamente abbinata a una decrescita di quelli che ci sono prima e non è di nuovo abbinata ad alcuno scrupolo da coloro che gestiscono queste realtà nazionali nei confronti del pianeta. Devono trovare energia, devono farla pagare poco e devono farla in modo compatibile con quel che loro hanno. E gli indiani c'hanno il carbone. Difficile andare a convincerli di usare altro. Quello hanno, quello gli costa poco, quello possono usare. Insomma, il problema di crisi climatica e comunque di compatibilità con la necessità di avere energia resta ed è veramente grande. Cosa occorre fare? Beh, occorre trovare in qualche modo delle soluzioni che garantiscono un equilibrio tra tutti quegli anelli a catena. Bisogna fare in modo di riuscire a trovare un equilibrio tra fabbisogni,
ma soprattutto nel rispetto di quello che è il mondo che ci circonda. Ho voluto sottolineare con quell'ultima frase il fatto di lasciare ai giovani qualcosa di più vivibile, o almeno vivibile quanto lo abbiamo trovato noi. Questo secondo me è un dovere che almeno la mia generazione e la generazione di molti di voi penso dovrebbe sentire. Allora, cosa succede oggi? Succede che in realtà per trovare un equilibrio tra cambiamento climatico e energie non sia possibile ragionare in una sola direzione. Perché non è possibile ragionare in una direzione? Perché sicuramente la tecnologia ci aiuta, ma tempi per introdurla, costi per introdurla, non fruibilità di tecnologie in tutti i posti. Chi abita in montagna probabilmente ha opportunità diverse di chi sta a livello del mare. Quindi la tecnologia non è in grado di rispondere a tutte le nostre necessità, almeno in tempo immediato. Poi serve anche una visione, una strategia. Una strategia perché, insomma, non è che la bacchetta magica o Presidente della Repubblica può arrivare a dirci da oggi a domani si cambia. Ci sono milioni di vincoli per dire che non possiamo cambiare in un attimo. E l'ultima componente, secondo me, è una componente personale, una componente culturale che ognuno di noi deve andare ad acquisire per diventare virtuoso nel perseguire questo equilibrio. Proviamo a fare una veloce, come dire, carrellata su questi tre aspetti. Allora, la tecnologia di sicuro può trovare soluzioni. Ne abbiamo mille probabilmente già disponibili. Voglio dire, eolico, fotovoltaico, ma lo stesso nucleare sul quale dopo Eurofusion, dopo i risultati del progetto Eurofusion di queste ultime settimane, potrebbe tornare ad essere un'opportunità. Certo è che con quali tempi? Lunghissimi. E poi comunque un po' di esperienza ci dimostra che non sempre tutto funziona al primo colpo. Pensate se avessimo avuto tutti una bella Tesla un mesetto fa a New York, tutti fermi per strada. Insomma, tutti green con la Tesla, ma fermi, non va bene. Peggio ancora poi qualche, come dire, fregatura nascosta. Parliamo di cattura della CO2, no? Ce la vendono come la soluzione a tutti i mali. Probabilmente il male reale è che continuiamo a generarla. Cosa la catturiamo a fare? Eppure, vabbè, si fa business qui sopra. A questo punto bisogna probabilmente pensare a direzioni che siano un pochettino più compatibili con i vincoli, con la fretta che abbiamo oggi di trovarla una soluzione. Se aspettiamo di aver messo a punto tutte queste cose, diventa difficile farcela. Due numeri così, tanto per darvi un'idea di cosa si sta parlando. Quando parliamo di energie green, se provassimo a sottoscrivere un contratto con un qualunque fornitore elettrico e gli direi, ma è green, paghiamola di più, dai, però fai bene al pianeta. Di colpo tutti. No, meglio pagarla meno. Pensiamo di metterci, non so, qualche pala eolica. L'Italia consuma circa 300 terawattora all'anno di energia, tenuto conto che il vento non c'è sempre, di milioni di vincoli. Che facciamo? Ne mettiamo 75.000 e poi speriamo che da qualche parte ci sia vento, da qualche altra non ci sia, almeno qualcuna lavora e qualcuna no. Stesso ragionamento sul fotovoltaico. Ragionavamo prima che un italiano in media consuma 4 megawatt e mezzo all'anno. Metro più, metro meno vuol dire 16 metri quadri di fotovoltaico a testa. Lo moltiplichiamo per 60 milioni, fanno come ordine di grandezza, 1.000 km² o giù di lì. Evidente che non ci si può arrivare, non ci si può arrivare in tempi rapidi, ecco.
Strategie. Beh, strategie rappresentano forse il punto focale di una politica che una nazione, che una comunità deve avere. Quello che ci manca oggi probabilmente è una visione. Ma perché ci manca una visione? Ci manca una visione perché sostanzialmente una strategia è un qualcosa che dura una vita, dura un sacco di anni, non è compatibile con i tempi della politica. Qualunque politico, questo, la strategia non è né di destra né di sinistra, ma qualunque politico viene a dire c'ho 5 anni di mandato, o porto a casa il risultato in 5 anni o se no la sedia la lascio un altro, quindi forse si focalizzano su altro. Diventa difficile, non siamo organizzati, non abbiamo nella nostra mentalità l'idea di inventare un qualcosa, un qualcuno che decida dove vorremmo essere tra 10 o 20 anni. Punto abbastanza debole. Abitudini e cultura. Beh, queste stanno ognuno di noi. Certo è che la scuola deve indirizzare, deve formare nuove generazioni, ma anche deve supportare il cambiamento tecnologico. Se parlassimo di nucleare oggi, io ho studiato al Politecnico 40 anni fa, ce n'era un discreto numero, oggi non lo so, Politecnico Torino forse non ha neanche più ingegneria nucleare, Pavia ha chiuso, c'è qualcosetta a Milano, 4 gatti, e parliamo di nucleare. Quindi la scuola, consapevolezza, tutti devono essere consapevoli che qualcosa va fatto, e poi abitudini. Veniva in mente qualche giorno fa, leggevo che l'americano medio consuma 100 kg di carne l'anno, di sicuro almeno c'è un pick up lungo 5-6 metri e largo 3, e beh, si muove in aereo perché le distanze sono quelle che sono. Va un po' contro tutto quello che abbiamo detto finora, no? Quindi le abitudini di tutti i giorni probabilmente servono a indirizzare al meglio quello che deve essere l'obiettivo di tutti. Ho provato a sintetizzare 2 pagine di conclusioni, una molto molto di alto livello. Cioè, se si vuole arrivare a qualcosa con una strategia, è importante. Quello che fa un po', che è un po' stridente, è il modo con cui viene fatto oggi. Non so chi ha seguito di voi la COP28 di Dubai di qualche settimana fa. Hanno inventato un fondo di compensazione dove i ricchi compensano i poveri. Non hanno solo detto con quanto e in quanto tempo. Cosa hanno fatto? Nulla. Altro aspetto, che la protezione del clima, il cambiamento climatico, non è una cosa che si può comprare. Soprattutto in molte realtà occidentali si sta andando a pensare di il famoso piano di investimenti. Ma chi fa un piano di investimenti lo fa per guadagnarci, non lo fa perché è un missionario. Quindi molto probabilmente affidarsi solo a strategie industriali e a investitori privati difficilmente è la strada giusta, è la strada più facilmente perseguibile per arrivare a un contrasto efficace al cambiamento climatico. E poi da ultimo, molto probabilmente, se riusciamo a imparare a fare meno rifiuti, a riciclarli, a riusare, non dico all'infinito, più volte le risorse disponibili, facciamo già un grande lavoro. Il collega che ha preceduto è stato molto chiaro, riuso dell'acqua. È evidente che è una strada da perseguire. Ma cosa facciamo subito? Probabilmente diventa il modo più semplice di iniziare a fare qualcosa. Ma facile dire, usiamo in modo efficiente quello che abbiamo. Molto probabilmente non servono grosse campagne di investimento. Serve un po' di cervello, un po' di imposizione a noi stessi. Smettiamola di sprecare. Poi, 1000 esempi sugli sprechi, sull'uso infinito di risorse improprio. Smettiamola di sprecare.
la comodità nostra ha spesso un prezzo, e lo spreco sulla comodità è forse il primo che riusciamo a evitare. Oggi, per carità, continuano a bombardarci su mille cose, ma sono tutte orientate a consumare di più. Vigliacco, se c'è qualcuno che fa pubblicità sull'utilizzo, non so, di trasporti pubblici, si impegna in modo concreto per inventarsi qualcosa in questi settori. E poi l'ultima, l'abbiamo detto un attimo fa, riciclo, riutilizzo all'infinito. Insomma, se tutti cambiamo un attimino, facciamo poco ognuno, ma tutti insieme possiamo farcela. Grazie di tutto.